Conte prepara il ricorso per le due giornate inflitte di stop a Osimhen. Intanto si prepara Genoa-Napoli. Ben ritrovati amici sportivi, buongiorno da Massimo D'Alessandro, amici marziani all'ascolto, un abbraccio anche da parte di Tony Molà che cura la regia del programma, un saluto speciale naturalmente a Raffaele Auriemme, Andrea Falco e vi hanno accompagnati in questa prima ora di informazione sportiva sul Napoli, in particolare targata Radio Marte. Noi andiamo in scia a quanto detto da raccontatovi da Raffaele e Andrea, perché chiaramente il tema del giorno, meglio di ieri, ma che è attualissimo, riguarda Osimhen, l'attaccante, il centravanti del Napoli, l'uomo mercato, quello dell'anno scorso, il più pagato della storia del club, che rischia di non esserci nella sfida al Maradona contro la Juventus. Avete sentito anche l'interessantissimo intervento in onda in radio poco fa del legale del Napoli Mattia Grassani, ne parleremo, però mi interessa subito quanto ha da raccontarci Pasquale Tina, come sempre in maniera puntuale collegato con noi al telefono. Ciao Pasquale, buongiorno. Pronto? Eccoci, buongiorno. Allora, Genoa-Napoli si prepara chiaramente il match regolarmente a Castelvolturno, oggi doppia seduta. Tra l'altro lasciami dare le designazioni per quanto riguarda il match di domenica pomeriggio. Ricordiamo, al Ferraris alle 18:30 il Napoli affronta la squadra di Ballardini, che rischia di essere rivoluzionata non poco da operazioni di mercato in essere proprio in queste ore. Dicevo, sì. Designazione Di Bello dirigerà con Giallatini e Preti assistenti, quarto uomo Gariglio, al VAR ci sarà il signor Fabri, a VAR Vivenzi. Pasquale. Sì, si prepara questa partita con poche scelte, perché oltre a Osimhen che è squalificato non c'è neanche Zielinski, che ha questo forte trauma contusivo al quadricipite, quindi salterà sicuramente questa partita e poi sfrutterà la sosta per provare a recuperare ed esserci con la Juventus. Quindi a centrocampo sei davvero contato, perché hai Lobotka, Elmas e Fabian, quindi questi saranno i tre centrocampisti. Davanti devi cambiare l'attacco, appunto, perché non c'è Osimhen. Io ho la sensazione che giocherà il tridente leggero con l'inserimento di Lozano nel primo minuto. Potrebbe fare anche Insigne la prima punta, come ha fatto anche con il Venezia. Credo che sia una soluzione che intrighi molto sia il giocatore sia Spalletti, e quindi potrebbe essere riproposta anche a Marassi, magari con Petagna. Ricorderai, ne abbiamo parlato anche ieri, che magari aumenta il minutaggio nel corso della partita, rappresenterebbe poi un'alternativa valida in base, insomma, poi ai momenti della gara di Marassi. Senti, proprio in un flash, Zielinski quando lo rivedremo pienamente? Ma guarda, recuperato? Massimo, deve essere un paio di settimane, anche se il Napoli non ha dato tempi precisi, sicuramente salterà questa partita, lui ha forte dolore in questo momento al quadricipite. Io credo, insomma, che con la Juve, visto che il 12 settembre c'è la sosta, dovrebbe farcela, però ovviamente vediamo e valutiamo, insomma, quale sarà l'evolversi delle sue condizioni nel corso dei prossimi giorni. Pasquale, grazie. Ciao Massimo. Grazie, ciao. Grazie a Pasquale Tina e buongiorno, e grazie anche al condirettore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano. Direttore, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco che oggi, o meglio ieri per oggi, ha scritto un fondo da leggere, ma soprattutto da far leggere a qualcuno, Se questo è uno schiaffo, è il titolo del fondo del direttore Barbano sul Corriere dello Sport di oggi. Ci sono le immagini, le foto, la sequenza dell'episodio durante Napoli-Venezia che ha riguardato Osimhen. L'attacco è: se questo è uno schiaffo, signori, il calcio è più maldestro, più sgraziato, ma anche il più innocuo degli sport. C'è stata un'interpretazione del signor Aureliano eccessiva l'altra sera al Maradona, direttore? Ma quello senz'altro, perché come si vede dalle immagini, dal fotogramma delle immagini, quello non è uno schiaffo, è un gesto difensivo, ovviamente sgraziato, forse esagerato, che avrebbe giustificato forse senz'altro un'ammonizione. Ma già un'espulsione, secondo me, è assolutamente esagerata, perché come si vede da tutti i fotogrammi, quando
la mano di Osimhen raggiunge il volto di Heinans, anzitutto il braccio è a 90 gradi, quindi non è la posizione dello schiaffo, la mano è verticale e quindi non è la posizione dello schiaffo, ma il difensore ha ancora tutte e due le mani sulle spalle del nigeriano, quindi cosa che da regolamento non si può fare, forse, che giustificherebbe anche un fallo, oltretutto un rigore, oltretutto. Però la cosa più grave di tutto questo, vedete, non è l'errore dell'arbitro che ci può stare, ma è il deficit di motivazione dei provvedimenti del direttore sportivo, che è un problema strutturale che il calcio paga, ed è questo è un tema di cui purtroppo la stessa federazione non si rende conto, perché cosa fa il direttore sportivo? Stabilisce che non c'è condotta violenta, quindi le tre giornate non ci sono, dopodiché dice gli ha dato uno schiaffo e gli ha dato due, rimandando con una motivazione di due righe, richiamando la già fragile, diciamo, regola normativa del regolamento, quindi non motiva la decisione, cioè non dice non si tratta di una condotta violenta, ma tuttavia le modalità, lo spiega un po' come l'ho spiegato io, no, non spiega niente, dice è uno schiaffo, per me vale due. Quindi è un soggettivismo insindacabile che è difficile, è come i decreti della Sharia. Io qualche volta ho detto in maniera provocatoria, naturalmente è una provocazione che in questi momenti non sarebbe neanche giusto fare, ma prendiamola per quello che vale in termini sportivi. Cioè è un provvedimento teocratico, nel senso che io sono la legge, decido io, e non è contestabile, oppure tu la contesti, ma sulla base di che la contesti? Che se io non l'ho motivata. Ora, in democrazia, e anche quella sportiva dovrebbe esserlo, i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Questo è un tema importante, perché ne va della coerenza e della credibilità dei verdetti e quindi anche del calcio, perché se il calcio non è prevedibile, se le decisioni della giustizia sportiva non sono prevedibili e non sono coerenti ma sono caotiche, è chiaro che all'imponderabile della casualità del gioco, che è un elemento bello, si aggiunge un imponderabile della decisione del giudice sportivo, che rende evidentemente lo sport un'alea assoluta e l'investimento sullo sport una pazzia, perché uno dice ma chi è che investe su qualcosa che non è in qualche modo, non ha un criterio di ragionevolezza e di coerenza, ma può essere arbitrario assolutamente? Nessuno. Ecco, allora, o si comprende questo e si modificano le modalità con cui la giustizia sportiva delibera e soprattutto motiva le sue decisioni, perché io non ho capito perché due e non uno, per esempio. Questo va spiegato perché due e non uno, oppure tutto è arbitrario e questo il calcio lo paga. Questo infastidisce molti. L'episodio capita alla prima giornata di campionato, al 20° minuto, un fallo tra l'altro in attacco, non voleva prendersi nessun vantaggio facendo quel gesto che non avrebbe dovuto fare, per carità, Osimhen, e gli viene mostrato direttamente, rosso diretto, insomma è un intervento veramente pesantissimo da parte, che secondo me qualcuno troppo frettolosamente ha giudicato invece regolare, perché Osimhen non lo doveva fare, cioè, vabbè, queste sono considerazioni all'altare. Però direttore, le chiedo, siccome una mezz'oretta fa circa in onda in radio da noi è intervenuto l'avvocato del Napoli Grassani, ha confermato ovviamente che il Napoli non appena avrà accesso agli atti presenterà ricorso per avere la diminuzione da 2 a 1 giornata, ha detto anche Grassani che c'è un caso sovrapponibile che riguardava Immobile Vidal, che una giornata di squalifica, ammenda di 10.000 euro fu cancellata. Secondo lei c'è speranza di rivedere Napoli-Juventus Osimhen regolarmente al suo posto? Sì, penso di sì. Dopodiché l'accesso agli atti, che è quello che, diciamo, giustifica e concreta la possibilità di un ricorso, è un accesso al nulla, perché appunto non essendo motivate le decisioni tu accedi a qualcosa che è arbitrario e quindi giustamente ti puoi rifare a delle situazioni precedenti che forniscono una casistica giurisprudenziale, ma è chiaro che su quello bisognerebbe, diciamo, irrobustire le motivazioni. È chiaro, io credo che in appello la decisione debba essere riformata, perché è evidente che
una decisione sbagliata che dovesse impedire al Napoli di schierare il suo principale attaccante nella sfida con la Juve, sarebbe una palese, non più arbitraria, ma volontaria e precisa volontà di incidere e condizionare il destino del campionato. E questo, insomma, ne abbiamo già viste di queste cose, spero che non se ne vedano più. Quindi credo che la federazione e la giustizia sportiva di secondo grado sarà molto attenta nel valutare. Ha un'occasione, diciamo, da cogliere al volo. Resta però il fatto che il modo di procedere delle decisioni è capotico ed è assolutamente privo di garanzie. È vero. Questo è un tema che è completamente sottovalutato, sia l'aspetto di formazione degli altri, perché gli altri non lavorano sulla fase teorica, lavorano solo su concetti esperienziali, quindi non si rendono conto che le norme vanno interpretate anzitutto per quello che dicono logicamente. Chiaro, e quindi chiaro. Se si parla di comportamento violento e si dice che il comportamento però non è violento quando è irrilevante la forza del colpo, come nel caso specifico, ecco, non si può espellere. Sono e poi le immagini si possono, ecco, questo è un elemento che l'arbitro vede, ma un arbitro scrupoloso che sa di poter condizionare con la sua decisione un esito di una gara dovrebbe poter anche l'esito di due gare, di tre gare, di tre, esatto, gare. Dire, io vado a rivedere l'immagine. Perlomeno quello. Invece distinto in un decimo di secondo si alza il cartellino, come è accaduto del resto con Zaniolo, perché anche l'espulsione di Zaniolo è un'espulsione palesemente sbagliata, l'espulsione di Dragoschi è un'espulsione palesemente sbagliata, quindi è evidente che stiamo parlando di una modalità di procedere che non presuppone ponderazione e soprattutto formazione adeguata rispetto all'interpretazione delle norme, che non può essere lasciata all'arbitro, per cui noi sappiamo che Pairetto fischia tutto, quell'altro non fischia niente. Ma come si fa a giocare in un calcio in cui, a secondo dell'arbitro che trovi, devi giocare in maniera diversa? È inaccettabile questo. Insopportabile, quasi come la rotellina di DAZN. Direttore, è un piacere sempre leggerla e anche ascoltarla in radio quando ha tempo qui da noi. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie al direttore del Corriere dello Sport, con il direttore del Corriere dello Sport Alessandro Barbano. Ci fermiamo, un pizzico di pubblicità, poi ringrazio l'amico Jacopo che ha ricordato un altro episodio, lo cito tra pochissimo, però vi ricordo dalle 13.30 in poi su Marte ritorna il direttore Fedele, quindi linee aperte, Fedele contro tutti dalle 13.30 in poi. Marte Sport Live. Napoli. Marte Sport Live. Allora, eccoci tornati in diretta 21 minuti dopo le 13, anche se gli episodi evidentemente sono diversi, ma ogni episodio è diverso dall'altro. Jacopo però ci ricordava che il Napoli l'anno scorso ha vinto al Maradona con la Juventus 1-0 grazie a un rigore visto soltanto al VAR, manettissimo, di una manata, anche quella abbastanza violenta, di Chiellini sul volto di Rachmani. In quell'episodio l'arbitro non vide nulla, si andò al VAR, rigore assegnato, poi trasformato da Insigne, e Chiellini fu soltanto ammonito. È una situazione diversa, qua si tratta addirittura di un fallo in attacco di un giocatore che ha due mani addosso del difensore. Però per tutti, ha reagito, quindi ha sbagliato Osimhen. Un corno, il Napoli rischia di perdere il suo giocatore, uno dei suoi giocatori più importanti, per una sfida che sarà certamente non decisiva ma fondamentale contro la Juventus dopo la sosta per le nazionali. Parliamo però di mercato, proprio rubiamo un paio di minuti a Niccolò Ceccarini, che di mercato se ne intende come. Caro Niccolò, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Sì, allora, ciao. Il Napoli non ha fatto praticamente nulla, Juan Jesus a parte, in chiave mercato, quindi non ti ha dato molto da lavorare. Ma lo sapevo all'inizio che sarebbe stato un mercato con uscite per avere delle entrate, quindi non essendoci stato poi fondamentalmente nulla di particolare, cioè non essendo uscito Fabian Ruiz, non essendo uscito Koulibaly, non essendo uscito Insigne,
era abbastanza chiaro che insomma il Napoli se poteva fare qualcosa lo faceva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ecco, ora vediamo poi questi ultimi giorni, però fondamentalmente il mercato del Napoli era prevedibile. Però io voglio dire anche una cosa, cioè non fare mercato, che è anche dettato, no, dalle scelte in questo momento di rientro della società, non significa che questa squadra non sia forte, perché cioè se ci fosse stata anche la possibilità di prendere Emerson Palmieri, no? Cioè fosse arrivato Emerson Palmieri, cioè, secondo me il Napoli oggi era tranquillamente una squadra da scudetto. Per me è molto forte anche ora, anche se non ha fatto, diciamo, degli acquisti, per cui bisogna dare fiducia, perché Spalletti poi è motivatissimo ed è veramente il valore aggiunto. Cioè se non ci sono stati acquisti, oggi Spalletti è il grande acquisto secondo me del Napoli per la prossima stagione. Poi scusami se ormai vado dritto, sono andato come un treno, cioè finisco il discorso. So che Cristiano Giuntoli sta lavorando a più non posso per prendere questo centrocampista, ecco, last minute, che secondo me arriverà. Ma è Amrabat l'uomo su cui sta concentrando i propri sforzi il Napoli? Amrabat gli piacerebbe molto al Napoli, anche perché è un giocatore forte, un giocatore che la Fiorentina ha pagato 20 milioni di euro nel gennaio del 2020, un giocatore che il Napoli stava prendendo poco prima che la Fiorentina decidesse di forzare la sua offerta, cioè di tirar fuori tanti soldi, quindi era già un giocatore che il Napoli seguiva da tempo. E il problema oggi è che la Fiorentina non lo dà in prestito con diritto, lo dà casomai se lo dà col prestito oneroso col diritto di riscatto, e quindi su queste basi per il momento la trattativa è ferma, cioè nel senso che il Napoli deve cercare di aspettare se può spuntare l'occasione. Però non è che il Napoli è fermo solo su Amrabat, perché secondo me il Napoli sta lavorando anche su altri profili, uno di questi è Youssouf, e probabilmente forse può venire fuori anche qualcos'altro da qui alla fine del mercato. Però per me il centrocampista arriverà e quindi alla fine troveranno il giocatore che può dare una mano, no, in caso di necessità, in questo momento in attesa di Demme. Sono invece molto più, più pessimista, cioè secondo me è molto più difficile che possa arrivare un esterno a sinistra, a meno che non ci sia veramente un'occasione. Ecco, io oggi sarei più per il centrocampista. Per me il centrocampista arriva di sicuro. Beh, su questo mi sento di essere totalmente d'accordo, ma non sulla scorta delle notizie che ho, ma avendo riascoltato un paio di volte le parole in conferenza stampa pre-Napoli-Venezia di Spalletti, quindi mi sono convinto dopo quella conferenza stampa che l'esterno a sinistra sicuramente non arriverà. Sì. Senti, non arriverà, a meno che non ci sia proprio da dire, no, un caso clamoroso di un giocatore che in quel momento punta ai piedi e che una società lo vuol dar via, no, con la forma del prestito, ma anche secondo me è difficilissimo. Senti, il centrocampista arriva. Nicolò, però tu ti senti di escludere, diciamo, colpi a sorpresa, un guizzo finale, magari un Napoli che sta un po' bleffando e poi magari le ultime ore di mercato piazza. Questo è un mercato estremamente complicato, ma allo stesso tempo imprevedibile. Cioè oggi si chiude una porta, si apre un portone. Ti faccio un esempio, la situazione di Ronaldo alla Juve, no? È una situazione che io francamente fino a qualche giorno fa pensavo che non potesse essere ancora, tra virgolette, in discussione. Invece Ronaldo potrebbe magari anche andare via al Manchester City, che oggi mi sembra l'unica vera possibilità che può avere Cristiano Ronaldo, perché Paris Saint-Germain in questo momento mi sembra molto molto complicato. E chi l'avrebbe detto, no? E comunque poi se succede questa cosa qua, succede veramente negli ultimi Se va via Ronaldo, la Juve prende qualcuno, lo sostituisce con per qualcuno? Loro vorrebbero Gabriel Jesus, giustamente dicono, se prendete Ronaldo noi vogliamo però Gabriel Jesus. Però mi sembra di capire che in questo caso Guardiola non sia per niente favorevole a un'operazione del genere, cioè nel senso che magari Ronaldo sì, ma non rinunciando a Gabriel Jesus. Questa potrebbe essere insomma una chiave di lettura. No, quindi perché, cioè, egoisticamente, francamente, Napoli insomma rischia di non avere a disposizione Osimhen per quella sfida alla Juventus a Napoli. Insomma, se arrivasse una Juventus senza Ronaldo, Però diciamo, ti dico, bisogna, guarda, diventeremo. Cioè il telefono ci brucerà in mano, io credo veramente negli ultimi tre giorni, proprio perché sarà un continuo, perché poi alla fine chiudi alle 20 e dopo per quattro mesi non puoi fare nient'altro. Quindi secondo me qualche occasione spunta, per cui è Napoli e lì è pronto, però secondo me l'occasione spunta sul centrocampista. Nicolò, sei stato come al solito disponibilissimo e sempre molto notiziosi i collegamenti con te. Nicolò, grazie, buon lavoro.
E un saluto a voi, ciao. A tutti così a Napoli. Grazie, grazie, ciao, a Niccolò. C'è Carini. Allora, non so se riusciamo a attivare il prossimo collegamento, se no andiamo in pubblicità e riprendiamo poi con il direttore Enrico Fedele tra pochissimo. E dunque, come sempre, le linee aperte, i vostri interventi, le vostre domande, le vostre contestazioni, perché il titolo della rubrica, lo sapete, è Fedele contro tutti. Allora sì, facciamo così, uno stop and go di pubblicità, poi Fedele su Marte a tra poco. Ora un cambio in corsa, ecco, chiesto a Mario Palligiano, intanto occupa la sedia principale in regia proprio davanti al mixer, è andato invece Tony Molà, che saluto e ringrazio. Devo dire tanti messaggi oltre che telefonate per il direttore Fedele al 339 666 9990. Gilda evidentemente come Fedele è diciamo un'estimatrice di un as, il direttore si è espresso, lo terrebbe, anche perché con un giocatore con quelle caratteristiche lì proprio quello che il direttore Fedele preferisce solitamente. Allora, non so se siamo già pronti, l'ultimo ospite della trasmissione di oggi è l'avvocato Edoardo Chiacchio. Caro direttore, caro avvocato, buongiorno, mi scusi, buongiorno, c'era il direttore Fedele fino a poco fa in diretta con noi, ecco perché. Come sta? Bene, grazie. In vacanza no, mai. No. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e a tutti gli operatori del diritto che sono all'opera. Ecco, l'avvocato Edoardo Chiacchio, per chi non lo sapesse, massimo esponente della giustizia sportiva, espertissimo, lo sappiamo molto bene, tante le vittorie anche inaspettate, diciamo conquistate nelle aule di tribunale che riguardano appunto il calcio. Avvocato, insomma, la domanda è scontata sul caso Osimhen, il Napoli quante possibilità ha di veder ridotta da 2-1 la giornata per l'attaccante nigeriano? Ma io ritengo che le speranze siano fondate, le possibilità esistono, perché in quella stringata, così come tutte le delibere del giudice sportivo, ci sono vari motivi che possono determinare una deduzione della sanzione della quale il Napoli ha annunciato il ricorso. Napoli ha annunciato il ricorso? Sì, prego, avvocato. Cioè, tecnicamente le posso spiegare in una estrema sintesi. Ci sono tre addebiti. Uno è la volontarietà del colpo subito dal calciatore nel Venezia ad opera del calciatore Osimhen. E quando c'è un calcio d'angolo o una punizione battuta nella prossimità dell'area di rigore, l'ultima giurisprudenza consolidata ha portato a ritenere che quello che si verifica in area di rigore non può essere considerato violento, perché è quasi sempre frutto di azioni scomposte che possono determinare anche colpi. Vabbè, allora siamo a cavallo, basterebbe questo. No, non è l'unica. Seconda valutazione, l'arbitro, quindi il giudice, recepisce la circostanza che il pallone non era a distanza di gioco, nel senso che se viene colpito l'avversario con uno schiaffo mentre a centrocampo, mentre il pallone viene giocato in area di rigore, questa ipotesi calderebbe a pennello col pallone non a distanza di gioco. Ma in questo caso specifico il pallone va in area di rigore, il pallone può essere conteso dai 20 occupanti l'area di rigore, quindi a mio avviso la dicitura pallone non a distanza di gioco in occasione di un calcio d'angolo o di una battuta dal vertice in prossimità dell'area di rigore è una valutazione che può essere tranquillamente confutata. Terzo elemento attenuativo e ancora più importante, l'atto viene definito violento, ma se il calciatore ha colpito non ha richiesto neppure l'intervento dei medici di Venezia, che non sono scesi sul campo di gioco e si è rialzato immediatamente senza avvertire né fastidio né dolore, la violenza viene meno, e questo è un dato di fatto che può essere tranquillamente
rivendicato nell'atto di appello. Quindi ho descritto in pochi minuti tre circostanze attenuanti che potrebbero determinare un ridimensionamento della pena con la derubricazione dell'ipotesi di condotta violenta in condotta scorretta, che la condotta scorretta può viene sanzionata con una giornata di squalifica. Ecco. Io le faccio tecniche, i complimenti, perché lei in maniera, devo dire, anche non troppo tecnica riesce poi a sintetizzare, diciamo, dei concetti che sono a beneficio dei radioascoltatori che magari non conoscono i dettagli tecnici. Ma ho tentato in maniera semplice e facilmente convincibile perché questo ricorso ha connotati di a buon auspicio per l'accoglimento. Senta, avvocato, l'ultima gliela faccio più in generale, ma non sarebbe ora, secondo lei, insomma, chi più di lei conosce tutti i risvolti delle varie procedure di giustizia sportiva, di fare una riforma seria, di semplificare il tutto e rendere soprattutto più trasparente, cioè con il VAR, la tecnologia, e invece i procedimenti restano più o meno sempre gli stessi e piuttosto oscuri e talvolta inspiegabili? Ma noi abbiamo avuto l'anno scorso la riforma del codice di giustizia sportiva, che è stata riformata quindi appena un anno fa. In verità è tutto molto semplice, perché c'è il referto arbitrale che viene riconosciuto dal giudice e gli atti vengono messi a disposizione delle società reclamanti, che quindi hanno tutta la possibilità di essere resi edotti di quanto ha scritto l'arbitro e di poter contestare le circostanze. Io, avvocato, mi riferivo soprattutto a sta storia del referto, che tutto dipende da quello che l'arbitro ha visto e ha scritto, ma l'arbitro può vedere delle cose, scriverle, e questo non significa che sia l'assoluta verità, perché oggi esistono 260.000 telefonini, telecamere, eccetera, e magari il giudizio su un episodio può essere diverso. Questa è una considerazione che da sempre è stata oggetto di valutazione. Se il legislatore sportivo non ha modificato questo punto, rendendo possibile per esempio l'uso delle immagini, a mio avviso è perché è stata lasciata ancora all'arbitro il potere e la discrezionalità di valutare le singole situazioni. Devo ritenere che questo sia la ratio del mancato aggiornamento, nonostante i passi da gigante che sono stati compiuti, proprio come diceva lei, con l'utilizzo di tante telecamere alle vicinanze e nell'immediatezza del campo di gioco. Avvocato, grazie anche per la disponibilità, perché è stato proprio una richiesta al volo che le abbiamo fatto, sempre iper disponibile l'avvocato Edoardo Chiacchio. Buon, alla prossima, buon alla lavoro prossima. Grazie a voi, grazie. È tutto per oggi per quel che riguarda l'informazione sportiva. Io vado, saluto ancora Mario Valeggiano, che come l'ha curato la parte tecnica di questo programma. Lo sport, il calcio, il Napoli torna su Marte, su Radio Marte, e dunque anche in diretta televisiva sul 655 domani dalle 12 alle 14 da parte di Massimo D'Alessandro. Un saluto a tutti voi, ciao!